Non è andato in vacanza Guido Campana in Tanzania, forse per questo non è abbronzato, perché uno si aspetta che quando qualcuno torna dall'Africa torna abbronzato, non è così? No, assolutamente, anzitutto lì poi è periodo invernale, quindi anche il sole ce n'era poco. Siamo andati con i passionisti di San Gabriele, padre Daniele, eravamo 5 appunto laici insieme a loro, insieme a lui per visitare i villaggi della missione in Africa, in Tanzania. Un'esperienza molto bella, molto positiva, ci hanno arricchito appunto così il cuore anche purtroppo vedendo tantissima povertà. Noi vogliamo continuare perché grazie anche a un gruppo delle Marche ci è stato anche costruito un pozzo, lì c'è bisogno di tantissima acqua. Vogliamo continuare a raccogliere fondi per dare una mano a loro, alla scuola e anche a costruire altri pozzi. Padre Daniele appunto, che ringrazio nuovamente per l'opportunità e l'occasione che ci ha dato di visitare questi posti purtroppo non belli. Io voglio anche lanciare un messaggio a tutti quanti, noi vogliamo continuare anche come santuario, come Teramo, come città a fare gemellaggi con tutti questi asili e con tutti questi villaggi poveri. Questo significa che Guido Campana tornerà ancora in Tanzania? Magari, perché no? Io dicevo a padre Daniele, quando appunto riusciamo a raccogliere tantissimo materiale, io lo vogliamo portare. Tu dici anche qui c'è bisogno di tanto appunto aiuto perché anche qui c'è povertà, però lì forse è una povertà un po' più grande della nostra, quindi vedere i bambini veramente a piedi nudi, passeggiare e camminare sul terra rossa, respirare polvere, quindi occhi gonfi di polvere, credo che sia importante dargli anche una cura. L'aiuto concreto che ha dato Campana in questi giorni, cosa ha fatto in Tanzania? Noi nel visitare i villaggi abbiamo visto quello che appunto che poteva servire, grazie anche all'aiuto di tante persone, tante ditte, abbiamo portato tanto materiale, matite, penne, palloni, anche corde, caramelle, quindi per dare un po' di sollievo e aiuto ai villaggi. Siamo andati a vedere appunto il pozzo che è stato inaugurato in questi giorni lì a un villaggio che si chiama Itiso e appunto abbiamo dato tanto aiuto nei villaggi, aiutare anche a sgomberare il magazzino per esempio, oppure aiutare a far divertire i bambini, ecco il nostro aiuto concreto e vogliamo continuarlo perché c'è bisogno di tanto aiuto.